Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Federica Rinaldi, che mi chiede di parlare del film del 1966 scritto, sceneggiato, pensato e diretto dal grandissimo Ingmar Bergman, ovvero Persona, appunto, del 1966. Film meraviglioso, è un classico totale della filmografia, uno dei film di Bergman più famosi, per me un capolavoro, per molti a volte un lavoro di maniera, non fu criticato poi benissimo da tutti all'uscita, per me invece è un film eccezionale che poi ha portato avanti tantissimo un certo tipo di cinema anche surreale, che parla insomma sdoppiamenti di personalità e tutto il resto, insomma, che troveremo da Lynch in giù. Insomma, film meraviglioso, Persona. È la storia di Elizabeth, un'attrice che durante la messa in scena di Elettra praticamente cade in un mutismo assoluto. Quindi viene portata su un'isola, in una casa, e gli viene affiancata Alma, questa infermiera, che a differenza invece della nostra Elizabeth è tutt'altro che muta. E il mutismo appunto della nostra protagonista porterà la nostra Alma a parlare sempre di più di lei, a cercare di portare sempre più alla luce i suoi segreti più nascosti, dal sesso per passare alla religione, all'amore, all'amicizia, tutto viene rilevato alla nostra Alma, la nostra mutissima Elizabeth, fino al bellissimo e sconvolgente finale. Allora, va detto subito che qui Bergman lavora quasi tutto di sottrazione, la scenografia praticamente è quasi inesistente, pochissime cose in scena, primi piani e primissimi piani delle attrici, un lavoro incredibile e proprio teorico sull'idea del primo piano come sistema di comunicazione narrativa. Di questo sdoppiamento quasi di personalità, Alma potrebbe, non a caso significa anima, potrebbe quasi essere in realtà la seconda parte, la parte diciamo quella che vorrebbe essere libera forse di Elizabeth. Ma detto questo, il film è un film incredibile, già parte con quella serie di immagini una dietro l'altra fenomenali, che per poi essere seguito in realtà da una serie di inquadrature fisse quasi tutte, con una meravigliosa delle due attrici, Lee Vullman chiaramente nel ruolo di Elizabeth Vogler, appunto l'attrice muta per volontà chiaramente, e Bibi Anderson nel ruolo della infermiera Alma. È un rapporto meraviglioso nel film, grazie a un gioco incredibile di fotografia, la fotografia meravigliosa di Sven Nevsky è qualcosa di impressionante per tagli e lavoro, così come è impressionante il lavoro che fa, come ho detto, sui primi piani il nostro Bergman, che è proprio famosissima la scena dei due volti nella la solita inquadratura, l'unione delle facce. È un film che parla di 6.000 cose, lo fa con grandiosità assoluta. Bergman è un regista che qui utilizza anche i silenzi, anche se sono pochi, perché in realtà i dialoghi sono tantissimi e in realtà stiamo parlando di un monologo quasi tutto continuo. È un monologo che fece all'epoca anche discutere, proprio perché per la descrizione di un'orgia, per un pene eretto durante le scene iniziali e quelle tutte di fila. Insomma, un film che utilizza l'onirico e utilizza diciamo così il surreale per dare spiegazione in realtà a una realissima storia quasi omosessuale fra le due donne, un'attrazione che da una parte esiste e che dall'altra non esiste, un film che parla di 6.000 cose, naturalmente per come è tutto il cinema bergamiano dell'incomunicabilità è alla base dell'opera, e anche l'idea appunto del dover sentire ma non per forza dover capire ciò che ci viene detto, in questa sua freddissima naturalmente, come per Bergman, è anche allucinata, è allucinante in un certo senso, messa in scena, si trova un nuovo modo di mettere in scena, un nuovo modo nella scuola svedese, puramente bergamiano, Persona, ripeto, un film che è stato criticato, che ha detto di molti, ha poco da dire, in realtà è un film che dice tantissimo, e lo fa proprio sia con le inquadrature meravigliose che appunto teoriche, sia nella scelta del montaggio, che nella fotografia, ripeto, meravigliosa, che nella recitazione, che in questo impianto semi-teatrale nella messa in scena, cioè scarnissimo, che poi risulta antiteatrale in realtà proprio per i primi piani, proprio per gli stacchi che sono tutt'altro che teatrali come messa in scena, ecco, come montaggio appunto, come inquadrature, come tagli di luce. Insomma, ci sono 2000 chiavi di lettura di questa Persona, quella più realistica, diciamo così, che vorrebbe appunto la storia dell'omosessualità repressa come una delle basi del film. Poi chiaramente l'idea dell'alienazione di una civiltà sempre più muta.
muta, sempre più costretta ad ascoltare discorsi che magari non vuol sentire, sempre più apatica, sempre più sola, per poi accendersi. È un po' come la regia del film: a volte il film sembra voler appunto rimanere lì nella fasia, nel nulla, proprio per trasportarci nella mente e farci capire il perché la nostra non ha smesso di parlare e il perché appunto riguarda ogni persona, secondo me, in maniera diversa, appunto, non a caso persona. Secondo me ognuno di noi riceverà il film in modo assolutamente differente a seconda della propria personalità. Io l'ho trovato veramente un film sull'incomunicabilità, sull'omosessualità repressa, sul sesso, sulla fiducia, sulla finale, sulla mancanza di fiducia, sulla poca idea che si ha del mondo come luogo per confrontarsi. Non a caso il film è un monologo continuo. Poi naturalmente, visto il figlio, il senso di colpa, la religione, viene tutto discusso in questo meraviglioso capolavoro di Ingmar Bergman, appunto, 1966, che nessuno dovrebbe farsi sfuggire. Qui sotto metto il link. È un film difficilissimo di cui parlare, quindi fare una mia recensione è stata veramente difficoltosa, doverne parlare in 3-4 minuti. Poi Bergman si monograferà come Dio comanda, anche se mi ci vorrà probabilmente un mese solo per capire ogni volta di nuovo un film di suo, è perché ogni volta che vedo un suo film riesco a comprenderlo sempre meno o a capirlo in maniera diversa. Quindi vedremo che effetto mi fa rivedere persona dopo un paio d'anni che non lo vedo.